Ciao a tutti e benvenuti a questo corso, diciamo così, una serie di video lezioni riguardanti appunto il tema dello Sledog. Allora, io sono Luca Chiarelli e sono il fondatore di The Husky Experience. Sono 25 anni che mi occupo di cani da slitta e ho avuto piacere, come dire, di condividere con voi questa mia esperienza che ho fatto in questi anni. Perché lo Sledog è uno sport un po' sconosciuto, poco praticato in Italia, con pochi appassionati. Si calcola circa un centinaio di appassionati in Italia che hanno cani e slitte, che partecipano a delle competizioni nazionali e anche internazionali, quindi capite bene che è un numero veramente esiguo. I centri come il mio, dove si può, appunto, dove ci si può avvicinare a questa disciplina sportiva, sono altrettanto pochi. Siamo circa 5 persone in tutta Italia, sparsi un po' nelle varie location delle Alpi, che diamo l'opportunità ai neofiti, a chi non si è mai avvicinato a questa disciplina, di provare in prima persona a condurre una slitta. E per cui si tratta proprio di uno sport di nicchia. Allora ho avuto piacere ho pensato che fosse una cosa bella poter creare una serie di video lezioni dove darò delle informazioni e dove cercherò di passarvi un po' quella che è la mia esperienza maturata appunto in questi anni. Vi faccio un piccolo Esperienza sia pratica che teorica o solo teorica? esperienza, chiaramente pratica e teorica, nel senso che io, avendo iniziato, come dicevo, 25 anni fa, non c'era ancora internet, per cui all'inizio ho fatto i miei esperimenti con il primo cane che ho avuto, con Lucky si chiamava. È un Siberian Husky maschio di 2 anni e mezzo che avevo preso e ho salvato dal canile, no? Come spesso accade all'inizio è più che corretto salvare questi animali da un destino incerto, quindi ero andato in canile, avevo preso questo maschio adulto che arrivava da situazioni chiaramente difficili, aveva subito appunto l'abbandono, per cui un cane molto difficile, io non avevo nessun tipo di esperienza. Come ho già detto, non c'era internet, per cui all'inizio ho subito capito che era un cane molto particolare, molto difficile e che se non mi creavo una base di cultura un po' solida non sarei andato da nessuna parte. E quindi ho iniziato a comprare libri su libri. All'epoca un bellissimo libro, mi ricordo, era Il grande libro dei cani da slitta di Valeria Rossi, una grandissima allevatrice purtroppo ormai scomparsa. Una donna di estrema cultura che aveva allevato Siberian Husky per parecchi anni, per tantissimi anni, e quindi già con quel primo libro mi ero fatto un po' un minimo di cultura sulla razza. Poi sono seguiti anche altri libri e poi c'è stata la mia, appunto, conoscenza con Dodo Perry, che all'epoca era, se vogliamo, il più grande masher italiano. Il masher è il conduttore di cani da slitta. Farò poi tutta una spiegazione sui termini tecnici. Adesso lasciatemi fare questa piccola introduzione. Conoscendo Dodo, lui mi aveva detto appunto: aiutami che io ti spiego tutto. Per cui nell'aiutarlo c'è stata sicuramente una parte pratica di lavoro con i cani, ma anche una grossa parte teorica di informazioni che lui mi aveva passato. E quindi un po' con lui, un po' con i libri, sono, come dire, ho messo insieme un po' una cultura su questa razza, in maniera particolare sul Siberian Husky. Allora, le razze riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale, dall'FCI, e quindi conseguentemente anche dall'ENCI, che è il braccio italiano, Ente Nazionale Cinofilia Italiana, le razze riconosciute idonee per il traino sono quattro. Sono il Siberian Husky, il groenlandese, l'Alaskan Malamute e il Samoiedo. Di queste quattro razze io ho una infarinatura abbastanza buona su groenlandese, Alaska Malamute e Samoiedo, ma nulla di più. Conosco bene, perché ci lavoro da 25 anni, il Siberian Husky, quindi diciamo che le nostre video lezioni saranno concentrate sul Siberian Husky. Non ho cultura sufficiente per potervi insegnare qualche cosa sulle altre tre razze, nonostante le andremo sicuramente a snocciolare e andremo a vedere un po' quali sono le loro caratteristiche generali. Vi spiego un attimino di storia mia prima di affrontare quella che è l'argomento di questa prima video lezione, che è la storia dello Sledog. La storia mia, in breve, come vi dicevo, è stata quella di iniziare con un Siberian Husky.
avuto l'opportunità, la grande opportunità di aver conosciuto Dodo Perry, che aveva aperto nel 1997 il centro di Sledog suo qui a Sestriere. Lui arrivava già da una grandissima esperienza, aveva già partecipato a 8 edizioni di Alpirod, vincendone, se non sbaglio, 4. Aveva partecipato alla Moscova, da Mosca a San Pietroburgo, sono 900 km, lui l'aveva vinta. Aveva partecipato e vinto a competizioni internazionali di Sledog, si stava preparando per fare l'Iditarod, che ne ha fatte poi ben 2 di Iditarod. Nel 2001, no, nel 2000, pardon, era stato al Polo Nord con i cani da slitta a portare Mike Bongiorno in occasione dell'anniversario del Duca degli Abruzzi, quindi dell'esploratore Duca degli Abruzzi, si compiva l'anniversario in quell'anno lì, e quindi era stata fatta questa manifestazione per ricordare il centenario, e Dodo era stato al Polo Nord, portando appunto Mike Bongiorno. Quindi lui mi ha permesso di crescere, di imparare e di crescere in questo mondo. Mi sono avvicinato, lui aveva gli Alaskan Husky, che non sono una razza, ma sono una varietà di cani allevata e come se fosse una razza, quindi con dei principi con i quali si alleva una razza. Non è mai stata definita razza perché sono uno diverso dall'altro, quindi non ci può essere uno standard. Ricordo che una razza viene definita tale nel momento in cui si definisce uno standard di razza, quindi dei canoni estetici e anche caratteriali, quindi sia fisici sia psicologici, che identificano un preciso soggetto come appartenente ad una razza, perché per omogeneità tutti i soggetti di quella razza lì dovrebbero avere queste caratteristiche simili definite nello standard di razza. Per l'Alaskan Husky non è stato fatto tutto ciò, perché sono cani che hanno del sangue di cane nordico, quindi del sangue di Siberian Husky o di Groenlandese o di Alaskan Malamute, ma sono mischiati con dei cani che hanno più velocità, quindi Greyhound, Wolfhound, levrieri, per cui viene fuori il cane con le orecchie dritte, il cane con le orecchie in giù, quindi non c'è una omogeneità. Il cane con il pelo più raso, il cane con il pelo dotato di sottopelo come i Siberian Husky. Qui, non essendoci un'omogeneità, non è definita come razza, ma viene allevata tutt'oggi dalle popolazioni del nord, emisfero nord del mondo, quindi dalle popolazioni lascane, dalle popolazioni della Scandinavia, con lo spirito e con le tecniche con le quali si alleva una razza. Dodo aveva appunto gli Alaskan Husky, io mi sono avvicinato a questa disciplina lavorando con i suoi 20 cani, pur avendo il mio Siberian Husky. E ho fatto quello che io chiamo la gavetta, per cui per tanti anni ho dato una mano a lui nel appunto portare in giro la gente, accompagnare la gente in slitta, in escursione.